consiglio di puntini puntini, e su questo, ripeto, credo che su questo avrei molto da dire chi sono i figli di puntini puntini, perché io di sicuro non lo sono. Però io accetto sempre tutto, il game over, tutto quello che loro vogliono, ma magari hanno anche qualche indicazione da darmi, vengono da me, me lo dicono, cosa vogliono, hanno un presidente nuovo, hanno un compratore, hanno qualcuno che può prendere a cura le sorti del Genoa, benissimo, che vengano pure qui tranquillamente, io non faccio sicuramente nessuna ostruzione, perché io francamente ne ho piene le scatole. Va bene, degli ultra, dei tifosi degli ultra, di quella gente che mi telefona di notte o di nascosto per poi incontrarmi, perché questo è il mondo degli ultra, va bene, è il mondo che da una parte devono fare la sceneggiata e dall'altra parte cercano un po' invece di venire a parlare con me dicendo puoi fare questo, puoi fare quello. Io a questo mondo non ci sto. Il male del Genoa sono proprio quei signori che oggi hanno esposto quei cartelloni lì. Loro sono il male del Genoa, e chi ci va dietro per un attimo che raccoglie solamente uno stato d'animo, ma se guarda obiettivamente le cose si renderà conto di quanto male fanno questa gente qui a Genoa.